Buongiorno ragazzi e buon Natale. Oggi è Natale, ho deciso di fare questa morning routine un po' particolare, insomma. Io mi sono già andata a lavare, quindi ho fatto la mia skincare, mi sono lavata i denti e tra l'altro mi sono lavata i denti, ma dovrei fare colazione a casa, quindi mi sono dimenticata di questa cosa. Prima di andare di là in cucina per preparare la colazione, vi faccio vedere alcuni regali che ho già scartato, dei pensierini da parte delle mie amiche di nonché compagno di università. Ecco qua i pensierini. Allora, partirei da questo che è una scatolina di brochet con dentro tutti i prodotti da corpo, che sono, questo credo sia un, sì, crema mani, c'è scritto pure, sono furba. Qua invece è per il bagno, quindi bagno schiuma, e questo invece è, ah, un profumo, ah, per il corpo, mi piace. E poi la parte mia preferita, che è questa qua, che è il burro cacao, ho tirato fuori ma poi mi sentivo in colpa ad aprire, quindi l'ho rimesso dentro, che si può notare che ho preso il burro cacao perché è messo malissimo. E poi un'altra mia amica mi ha fatto una cosa super utile, che anche voi sicuramente apprezzerete, che è questa penna della Legami col gufetto nelle colorazioni, non so perché il mio telefono a volte focalizza, a volte no, comunque blu e rosa, carinissima ragazzi, super felice. Allora, io mi sono comprata sempre assieme a queste due mie amiche per Capodanno queste calze antiscivolo. Abbiamo preso tre calze antiscivolo e diverse tra loro. Io ho scelto questa qua con la renna, che è super carina, guardate. L'antiscivolo che bello con queste renne, super carine davvero ragazzi. Anche perché stando a casa sicuramente ci vestiremo molto tranquille, molto scialle, come si dice da noi, e metteremo queste calzine perché così almeno, diciamo, stiamo al caldo. Devo ancora lavarle, quindi mi tocca farlo adesso perché sennò non saranno in tempo, non saranno pronte in tempo per Capodanno. Regalo invece dei miei genitori e praticamente, vabbè, ho trovato dentro i soldini. Tra l'altro molto carino anche il biglietto. Se vi faccio vedere solo il biglietto che mi ha fatto, sicuramente l'ha scelto mia mamma conoscendola. Ecco qua ragazzi, guardate che carino. È super super cute, tra l'altro in pandan con il mio pigiama, e adoro le renne, cioè secondo me la renna per me è il mio simbolo proprio di Natale, al di là di Babbo Natale per me c'è la renna, super carino. C'è la mia amica Arianna che mi ha fatto la scatolina di brochet, mi ha fatto anche la penna, sia a me che a Bobo, la penna di Harry Potter. E a me ha scelto questo qua di Ron. Ed è una penna click, super carina, abbiamo già provata, è nera. Adoro, poi adoro tutti i personaggi in realtà di Harry Potter, quindi sono super felice. Notando una cosa. Secondo voi mia mamma stava per scrivere sbagliato Natasha? No, perché non mi capacito di questa S che sembra una C. Già sbagliano i nomi le altre persone. Cioè, ma mia mamma. Mamma, tu sei mia madre, dovresti sapere come si scrive il mio nome. Sconvolta. Non gliel'avranno inviato così in inglese, te l'ha inviato anche a te. Ok, ecco la mia colazione, cereali con yogurt greco. E per quanto riguarda il bere, uscirò con mia mamma, mio fratello, mia nonna e ci prenderemo un caffè. Buongiorno e buon Natale, piccola cipollina! Cos'è sto rumore? Cos'è? Non l'hai installata? Io ti ho preso un'altra bella cosa! Oh sì! Cos'è? 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 Sì! E la mamma ti dà l'insalata! Sì, sei felice? Ma io ti do un'altra cosa bella! Guarda cosa ti faccio io invece! Piace? Eh sì, lo so che ti piace questa. Io c'è la Catalogna, Ok, ecco il mio outfit. Carinissima questa maglietta. Poi ho jeans, le calze, ragazzi, guardate le calze. Sono super cute. Che si abbinano tra l'altro col pompon della maglietta.
Allora, ragazzi, sono curiosa di provare qualche prodottino che mi è arrivato. Questo qua delle brioche. Quindi lo apriamo assieme. Io prima cosa che proverai è il burro cacao perché lo adoro. Guardate che bello il pack. Tra l'altro sapete che io adoro il burro cacao delle brioche. Comunque non ho filmato, ma sono riuscita a fare colazione. Mi sono dimenticata di farmi vedere il caffè, eccetera, eccetera. Buono l'odore. Sa di tipo qualcosa di fresco, ghiaccio, neve. Mi piace, sa tipo a livello di olfatto mi ricorda l'odore della neve, del ghiaccio, quindi mi piace, super approvato. Poi abbiamo, questa è una body lotion, quindi una, diciamo, crema per il corpo profumata, tra l'altro sono curiosa di sentire l'odore, è delicata. Non so definire l'odore. Poi abbiamo bagno schiuma. Avrà lo stesso odore, secondo me. No, questo è un po' più forte, sa tipo di limone. Non so, limone. E poi abbiamo una cosa che a me piace tanto, che è la crema mani. Adesso la proveremo. Faccio sempre sti disastri. Non è male, sa tipo sempre di neve, qualcosa di delicato, tipo un po' anche il muschio bianco mi ricorda, però la mia preferita rimane quella, la vaniglia. Ragazzi, allora sto preparando le cose da portare dietro da Alessandro perché stasera vado a dormire da lui, domani festeggiamo assieme Santo Stefano, quindi sto preparando i vestiti, queste cose qua, ho preparato anche dei giochi da portare oggi da mia nonna perché... Io adoro giocare a giochi da tavolo, i miei e mi hanno un po' meno, però si adatteranno. Mi porterò dietro questo paio di jeans del H&M, vabbè, queste sono cose intime. Canotta, presa sempre da H&M nera, anche se dal video può sembrare tipo una sorta di marroncino. E questo maglione preso sempre, sì, da H&M, mi piace H&M come negozio, giallo senape, anzi giallo polenta che è top, e niente, domani a Santo Stefano mi vestirò così. Cosa che ultimamente mi incuriosisce, forse ce la faccio, rewind, stavo dicendo, una cosa che mi incuriosisce, non riesco a dire la parola incuriosisce, comunque... Una cosa che mi incuriosisce ultimamente è l'armocromia, quindi lo studio dei colori che stanno bene addosso a una certa tonalità di pelle. Io sono curiosissima di sapere che stagione sono e il sottotono della mia pelle, secondo voi che sottotono ho? Freddo, caldo? Non lo so, io non so, sono proprio negata a queste cose, anche per il trucco io quando dico sottotono freddo, io sono tipo, ok. Volevo solo dirvi mentre faccio il borsone che sennò non riesco a fare in tempo a fare tutto. I giochi che ho portato dietro sono Monopoly Disney, poi ho deciso di portare dietro Risico perché io lo odio, Scarabeo, e poi volevo portare dietro Voodoo, anche se l'anno scorso mia nonna e mia mamma erano disperate perché Voodoo, non so se lo conoscete, ma è un gioco super super carino, bellissimo, divertentissimo, devi praticamente lanciare maledizioni a tutti e niente, mia mamma e mia nonna si dimenticavano tutte le maledizioni possibili, poi infatti alla fine ho vinto io. Comunque, ragazzi, volevo farvi vedere Voodoo. La scatola di Voodoo è questa. È super divertente. Tra l'altro me l'ha regalato Bobo l'anno scorso e mi ha regalato anche le espansioni del gioco, che sono praticamente delle carte, pedine aggiuntive da mettere al gioco base. Quindi diciamo che diventa più divertente. E ragazzi, io
ve lo straconsiglio se siete interessati a qualche gioco da tavolo non difficile però divertente, questo è davvero una gran figata. Di fare il borsone è qua completato. Allora, ho preparato i giochi, questo adesso faccio vedere la scatola che ho fatto per Alessandro, che è questa qua, vedete, con questo bellissimo nastro che ho messo malissimo, però è bellissimo ed è questa sorta di nastro olografico sui toni del rosa e azzurrino, mi piace tantissimo, tra l'altro in tinta con le unghie. La borsa, sto fuori da fastidio, la borsa che andrò ad utilizzare è questa qua, che avevo preso da Primark, ho fatto anche un video a riguardo, e allora super resistente perché è da forse 2 metri che ce l'ho, l'unica pecca come tutte le borse è che qua sugli angoli, non so se riuscite a notare, si sta un po' scolorendo, un po' aprendo, vabbè, ma è normale. Comunque ragazzi, allora il video morning routine barra vlog natalizio del mattino finisce qua. Adesso finisco di aiutare mia mamma con i pacchi da portare giù, il cibo, eccetera, eccetera. Mi metto le scarpe e andiamo da mia nonna e mio nonno a festeggiare il Natale. Spero che vi sia piaciuto, comunque vi abbia fatto piacere, a me ha fatto piacere registrarlo e fatemi sapere sotto nei commenti i regali che avete trovato sotto l'albero questo Natale e come l'avete passato voi. E niente, detto questo direi che ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!